Il mio romanzo Un blitz da 9 colonne è ispirato a un fatto realmente accaduto, anzi a fatti numerosi che accadono nel mondo della speculazione finanziaria. La scoperta di una grande miniera in Brasile, come è avvenuta, ma non è l'unico caso, ha portato in questo caso al crollo momentaneo del prezzo dell'oro. Che poi questa miniera ci fosse o non ci fosse è un fatto secondario. L'importante è che ci sia un movimento nel prezzo che è prevedibile prima da chi ha creato il rumors, cioè la notizia, sul quale si può speculare sia nel momento del crollo del prezzo, sia successivamente quando la notizia è smentita nel rialzo successivo. Naturalmente queste notizie devono essere sparse in modo che non si sappia chi le ha messe in giro, perché ovviamente sono vietate dalla legge. Ma non si limita solo alla scoperta di una miniera o di una novità scientifica o di un'invenzione particolare che può influire sul prezzo di alcuni prodotti. Spesso nella borsa americana compare la notizia, spesso spessissimo, che il presidente West ha avuto un attentato o ha avuto l'infarto. Questo provoca un crollo che dura di solito da 15 a 30 minuti, poi viene la smentita dalla Casa Bianca, ma chi è svelto riesce a guadagnare nel crollo di quei 15-30 minuti e successivamente nel rialzo quando la notizia è smentita. Ovviamente sono tutte notizie che vengono sparse ad arte in modo che non venga rintracciato chi l'ha messa in giro questa notizia, perché sarebbe insider trading, quindi è vietato. Il mio romanzo, Un blitz da 9 colonne, è ispirato a fatti del genere che avvengono normalmente nel mondo della speculazione finanziaria e di cui la gente non è al corrente, ma in un modo o nell'altro paga le conseguenze. In quei momenti notevoli quantità di dollari o di marchi, non ci sono più, o di euro o di yuan o quello che è, passano dalle mani di normali investitori che credono nell'investimento finanziario alle mani di quelli più furbi, che sanno che l'investimento finanziario è una cosa del tutto aleatoria.